Vediamo adesso il discorso intuitivo di prima con il grafico di questa funzione radice, che è il numeratore, che lo possiamo scrivere, come abbiamo visto prima, 2 radice di 3, x meno 3, cioè x più 3 meno 6. Separiamo questa radice, quindi 2 radice di 3, per radice di x più 3 meno 6, che giustamente è un infinitesimo per x che va a 0, infatti x si azzera e rimane 0. Facciamo adesso il grafico di questa funzione numeratore, questa qua. Cominciamo dal grafico di x più 3 radice, che è la radice di x traslata di 3 a sinistra. Passa quindi per altezza 1 in corrispondenza di x uguale a meno 2 e arriva ad altezza 2 quando x è 1. Questa funzione radice è moltiplicata per un coefficiente che la dilata in verticale di circa 3,5. Quindi questa funzione radice non passa più per altezza 1 quando x è meno 2, ma passa circa per 3,5. E infatti eccolo qua il punto, cioè questo punto viene sollevato da 1 a circa 3,5. Inoltre, se noi poniamo x uguale a 0, questo valore fa 6. 2 radice di 3 radice di 3. Questo vuol dire che questa funzione radice passa per l'intercetta 6. Questo è l'asse x, quindi 0, 6. Infine, con la traslazione in basso meno 6, questa funzione radice viene tirata giù di 6 e passa per l'origine. E questo è il suo grafico, parte da meno 3 e poi quando x è 0, x, questo è l'asse x, parte da meno 3, quando x è 0 arriva nell'origine, qui non è 6 ma è l'origine. E vi passa, come si vede dal grafico, con pendenza 45 gradi, esattamente come la bisettrice. Questa è la funzione del numeratore.